Volevo spiegare perché dico armi guast. Perché armi guaste? Perché? Qui è pieno di Perché stelle. le armi, Robi si dorme, sta ogni colpo che sparate, o che sparerete, che sparano le armi su qualcuno, anche se giusti, sono colpi che ritornano, sono colpi che vi ritornano, ritornano a voi e ai vostri cari, perché se sparate ad un'anima, anche se è un'anima cattiva o giustamente andrebbe eliminata, essendo un'anima del mondo, non solamente un'anima a sé, rappresenta la coscienza collettiva. E quindi ogni colpo che sparerete con le vostre armi a qualcun altro che decidete di colpire, con le armi, questi colpi ritornano nel tempo. Subito dopo ritornano nella coscienza collettiva, ritornano nella vita proprio. Infatti, visto che mio nonno, ai tempi del fascismo, non aveva sparato a quello, e gli disse in Africa, gli disse: vai, vai, vatti a nascondere, vatti a rifugiare, come facevano lì, salivano negli alberi perché non avevo niente. Così mi disse mio nonno. Vedi, anche se mi hanno sparato nella vita, non mi hanno ammazzato. Sono qua. Differente da quello che dice quello coso Zulu, che dice la bomba è intelligente, no? Che la bomba. La bomba intelligente è talmente intelligente che se fa la bomba, quindi a posto di ammazzare solo l'obiettivo militare, ammazza pure i bambini, gli asili, dappertutto, perché il suo compito è di fare morti, una strage, quindi più morti fa più intelligente. Questo è il concetto espresso da questa, ironicamente, ma neanche tanto. Invece il mio è diverso, è un altro, è che le armi sono guaste, ve lo ripeto, perché ogni persona, ogni anima a cui sparate, spariamo, i colpi che spariamo ritornano nell'anima del mondo e nella coscienza delle anime collettiva. In modo per dire che la guerra così non finisce mai e non si finirà mai di sparare. Per questo.